È un grande onore per me essere qui con Marco Ferradini, un grande rappresentante della musica italiana. Grazie Marco per essere qua con me per questa conversazione su di te, sulla tua musica e sull'arte in generale. Allora, tu Marco sei nato nel 1949 in un paesino in provincia di Como. Sì. Il tuo rapporto con la musica inizia presto, incominci a frequentare dei corsi, studi canto, suoni la chitarra. Ecco, raccontaci un po' il tuo esordio musicale, quindi diciamo qual è stata quella scintilla. Tutti gli artisti hanno in qualche modo una scintilla che li porta dentro il mondo del pentagramma. Cioè, diciamo che la mia scintilla sono stati i miei genitori, perché mia madre aveva una voce bellissima e tutti le chiedevano di cantare, lei cantava queste opere, queste parti di opere liriche e quindi stupiva tutti, incantava tutti. Io ho preso la voce da lei e mi ricordo che lei, quando cantava, tutti l'ascoltavano e alla fine l'applaudivano. E quindi ho detto: che bello, ti canti, ti piace cantare, ti applaudo e crei amicizia, crei quella, vuol dire, quel favore intorno a te. Quindi sono rimasto affascinato dal canto, anche perché ho sempre cercato di fare quello che volevo fare. E a questo riguardo voglio dire una cosa, che non ci sono scuole che mi insegnano a diventare artista. Ci sono delle scuole di vita che devi guardare dentro di te, imparare quelle poche cose che ti permettono di esprimere quello che sei, ma non troppo, perché se entri troppo nella musica diventi uno che poi che non riesce più a essere spontaneo. Ecco, questo come inciso, come diciamo qualcosa a cui credo veramente. Cioè, non bisogna entrare troppo dentro, non bisogna studiare troppo, perché alla fine diventi un tecnico e non assapori più la semplicità anche del discorso musicale, che in fondo è comunicazione, stare con le persone, regalare qualcosa e riceverne qualcosa in cambio. È qualcosa che avviene, Marco, quasi più d'impatto, diciamo, cioè viene trascinato. Sì, assolutamente. Cioè, io trovo che la musica è un linguaggio universale, tu incontri una persona con un'altra faccia, un'altra cultura, un'altra religione, un altro colore di pelle, e se ha una musica capisci che ha qualcosa di bello dentro da comunicare. È un linguaggio extraverbale, un linguaggio che secondo me ha molto più valore delle parole. Questi erano gli anni in cui tantissimi gruppi nascevano, gruppi pop, gruppi rock, ma soprattutto gruppi beat. Beh, tu hai iniziato con i Balordi e poi con la Drogheria Solferino, quindi tu ti sei iscritto proprio in quel periodo musicale. Io ho avuto la fortuna, come tanti, di nascere in un periodo in cui la musica era una cosa bella, accomunava tutti, insieme alla rivoluzione culturale c'era anche la musica a sostegno di questi cambiamenti. Quindi sono stato fortunato perché ho visto i Beatles dal vivo, quindi per me quello è stato il timbro che mi ha permesso di continuare a vivere ancora adesso, il rimbalzo dopo aver preso quella forza. Ecco. E, è stato un periodo fantastico per i giovani. E quindi la musica da allora rappresentava tante cose, non solo la musica, ma faceva da corollario, faceva da humus, faceva da ragnatela, e tutti grazie alla musica portavano anche avanti le istanze di cambiamento e socialmente è stato un momento molto importante e la musica è stata fondamentale per la musica e per la vita della mia generazione, ma non solo. E poi Marco arriva il tuo esordio da solista, quindi arriva la tua partecipazione nel 1978 al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Quando Teresa verrà, un singolo che poi ha fatto seguito a un album appunto che recava lo stesso titolo. Ecco, questo è il tuo esordio da solista. Sì, io sono uscito dopo aver fatto tante esperienze di incisione, aver cantato con gruppi. E il primo gruppo si chiamava i Balordi, poi Yu Kung, ho fatto il corista per Patti Pravo, ho fatto il corista per Tozzi, ho fatto il corista per Pupo, ho fatto il corista per tanti artisti, lavoravo molto in stata incisione. E nel 78 c'è stata la possibilità di andare a Sanremo con il mio brano, appunto Quando Teresa verrà, ed è stata così, un'esperienza bellissima, un'esperienza che mi ha proiettato, mi ha fatto conoscere tutti. Ecco. Quindi Sanremo è fondamentale per un artista perché in pochissimo tempo ti permette di fare molta strada. Ecco, e qui si colloca, siamo in quegli anni, un incontro fondamentale, quello con Herbert Pagani, incontrato per la prima volta ai Navigli di Milano, è un luogo storico dove hanno inciso, dove sono passati molti artisti italiani. Ecco, è un artista importante, ma come tu giustamente hai più volte ricordato,
troppo spesso dimenticato. Ecco, chi era Pagani? Pagani è stato un amico, è stato un grande artista, una persona che aveva la penna facile, riusciva a descrivere i paesaggi, riusciva a descrivere il momento, riusciva a descrivere, da una banalità riusciva a far uscire la poesia anche dal cemento, dalla bellezza, dal brutto riusciva a uscire il bello. Quindi una persona, un trasformista, una persona che è geniale secondo me, perché mi ha insegnato molte cose. Io con lui ho collaborato per alcuni anni e dalla nostra collaborazione sono usciti brani come Teorema, Schiavo senza catene, Weekend in montagna. Poi purtroppo la nostra collaborazione è terminata, anche perché lui purtroppo è scomparso, solo di 44 anni, però ha lasciato un grande vuoto, perché secondo me era veramente un genio e ne è stato poco riconosciuto e poco ricordato. Forse anche perché lui era un po' mezzo italiano, mezzo francese, mezzo libico, forse perché aveva fatto troppe cose, perché dipingeva, scriveva, faceva il DJ per le radio, faceva troppe cose. Ecco, quando uno fa troppe cose, alla fine non viene ricordato per nessuno, probabilmente questo è uno dei motivi. Però io lo ricordo sempre, anche perché nel 2012 ho fatto un album che si chiama La mia generazione e ho dedicato quest'album alle sue canzoni e anche quelle che abbiamo scritto insieme. E a proposito, Marco, di Pagani, nel 1981 scrivi e pubblichi quella che poi sarebbe divenuta la tua più celebre canzone che tu menzionavi, Teorema, e l'hai scritta proprio con lui a quattro mani. Ecco, il brano è stato subito, insomma, accolto alle radio, un brano che ha sempre diviso ma sul quale vorrei brevemente concentrarmi, perché io ho una visione, insomma, su cui mi piacerebbe confrontarmi con te. Però ecco, parliamo un po' della scrittura di questo brano, anche il titolo è molto originale. Sì, certo, la Teorema è una canzone molto, molto, molto onesta, è spontanea, dice esattamente quello che siamo. Sappiamo adesso che il politicamente corretto ci costringe a raccontare le bugie, a far finta di essere quello che non siamo. E invece Teorema è una canzone che descrive i nostri sentimenti a seconda di come ci troviamo, a seconda delle situazioni in cui navighiamo, c'è un mare e ci comportiamo di conseguenza. Se siamo tristi, la canzone dell'uomo ferito, no? Se siamo tristi reagiamo in un modo, se qualcuno ci fa del male, è una canzone che potrebbe essere stata cantata anche da una donna, può cantare benissimo una donna, non necessariamente cantata da un uomo. È una canzone, se vuoi, anche ingenua, perché l'unica cosa che può essere incriminata è per trattarla male. Se pensi a tutte le canzoni che ci sono in giro, sì, adesso cosa dicono, è proprio, diciamo, la canzone per bambini. Però nonostante 44 anni di queste canzoni ancora in auge, e vuol dire che la gente l'apprezza e crede in questa canzone, perché ci si ritrova fino in fondo. È una canzone, ripeto, onesta, e noi, se siamo onesti, la apprezziamo. E io, contrariamente, caro Marco, a molti commentatori che l'hanno criticata, demolita, io la penso esattamente come te, perché cerco di riassumere un po' brevemente il mio pensiero su Teorema. Teorema è una canzone, in realtà, che, anticipando i tempi, ha compreso quelli che sono alcuni meccanismi psicologici della mente umana. E cioè, quando tu vivi all'interno di una relazione, soprattutto a livello adolescenziale, la sensazione delle montagne russe, tu sei più interessato o interessata a rimanere con quella persona e a portarla avanti, ed è quello che dicevi tu. Quindi il tuo trattala male, io lo tradurrei non come picchiala, assolutamente non era quello il significato, era proprio fatti desiderare, cioè crea quell'interesse, non renderti scontato, ed è quello che oggi si verifica. E tra l'altro vorrei, non voglio fare un'apologia della canzone, ma obiettivamente non è stata compresa, secondo me. Tu alla fine dici, a un certo punto, senza l'amore, un uomo che cos'è? Cioè, in realtà, il messaggio finale non è nemmeno più quello legato alla seduzione, ma è quello legato all'importanza dell'amore. Ecco, se molti commentatori l'avessero ascoltata fino alla fine, forse... Ma difatti, rimango stupito quando qualcuno dice ascolta la canzone fino in fondo. Quindi non ho niente da recriminare su di me, sugli ascolti così banali, cioè superficiali. È una canzone fatta di un inizio, di un svolgimento e di una fine. Un film non va guardato dalle prime note, ma va guardato fino alla fine per trarre delle conclusioni. Ripeto, una canzone d'amore, nient'altro che una canzone d'amore. E non è stata.
anche se tu hai detto che oggi non la riscriveresti vedendo i tempi, no? Vedendo quella sì, che... no, perché la stupidità umana, pensavo che fossero, che gli uomini fossero un po' meno, cioè che la violenza dell'uomo non fosse così predominante. Cioè io trovo assurdo che un uomo, una volta che viene abbandonato da una donna, si comporti in un modo violentemente. Cioè, se una persona, perché l'uomo considera la donna come se fosse un oggetto di una propria proprietà, cioè la mamma, no? Noi pensiamo che la mamma ci vuole sempre bene, qualsiasi marachella facciamo è sempre pronta a capirci. Esatto. E la donna non è la stessa cosa, la donna non è la mamma, e la donna ha bisogno di essere rispettata come tu vuoi essere rispettato. Quindi l'uomo che non rispetta la donna è un uomo che non è un uomo, secondo me, è un povero uomo. Pop rock. Musica leggera, come definiresti il tuo stile che negli anni sì ha avuto un filo conduttore, ma insomma ha anche cambiato un po'? Ma tutti, sì, cambiamo tutti. Io sono un cantautore, per me è importante quello che dico, i testi che voglio comunicare, e come li vesto, diciamo che a me piace molto la musica acustica, mi piace molto la chitarra, il suono delle chitarre, il mandolino, poche cose essenziali. Non piacciono quei pezzi dove ci sono 3.000 strumenti che suonano, perché penso che la voce debba essere accompagnata da uno strumento che non rompe le scatole, no? Io penso sempre alla canzone come un bellissimo giardino: se in questo giardino ci sono 3.000 piante e non senti il profumo di una, senti una un gazzabuglio di odore, se invece c'è una sola pianta in mezzo, percepisci la bellezza di quella pianta e quella pianta si esprime così come si deve esprimere la voce all'interno di un arrangiamento. Abbiamo parlato, Marco, del tuo esordio al Festival di Sanremo nel 1978, ma tu poi hai partecipato nuovamente nel 1983 con Una catastrofe bionda. Ecco, oggi se ne è parlato molto, non è più il Sanremo di una volta, ma io direi che le trasmissioni anche a sfondo televisivo, non so se pensiamo a Disco Ringhe, no? C'erano tanti programmi dove gli artisti hanno esordito e si sono fatti conoscere, non so, il Castrocaro di 50 anni fa era veramente a livello di Sanremo, se non superiore, in quel periodo lì. Ecco, quali sono i cambiamenti principali sia per quanto concerne Sanremo, ma in generale le trasmissioni televisive musicali? Tu che le hai vissute, no? Anche le più importanti. È difficile, diciamo che la musica si è talmente commercializzata, dove conta più la reclama, la pubblicità, no? Della canzone stessa, e quindi alla fine è il denaro che ha invaso tutti gli spazi, e la musica, che è una bella donna, viene un po' sfruttata da tutti, chi la sfrutta in un modo intelligente e chi la sfrutta in un modo proprio bieco. Ecco. Io ho il grande rispetto di questa bella signora, che puoi vestire in tutti i modi, che però devi renderti conto che nel mondo in cui viviamo ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, è soggetto a questo tipo di pericolo, di essere sfruttato in modo improprio. Tu, Marco, sei noto principalmente come cantante, come solista, ma tu prima lo accennavi, no? Tu hai collaborato con Ron, con Ramazzotti, con Pupo, con Bruno Lauzi, Lucio Dalla, con Ivan Graziani, col grandissimo Umberto Tozzi, Patti Pravo, quindi hai una carriera parallela appunto con altri grandi nomi e colleghi della canzone italiana, no? Sì. Ho fatto il vocalist per molti anni, ho prestato la mia voce in tanti dischi degli anni 70 e mi sono divertito, è stato bellissimo, perché questo è il lavoro più bello del mondo, cioè presti la tua voce a anche per i cartoni animati, molti cartoni animati. Sì, hai anticipato la domanda. Jingle, di tutti i colori. C'è una mosca che sì, lo vedo. È una mosca che molto vuol partecipare a questo video, quindi giustamente da comunque niente, cioè, esatto, io sono felicissimo perché ho fatto quello che volevo. Ecco, secondo me il super successo nella vita è fare per tutta la vita quello che ti piace fare. Però ci vuole anche fortuna, Marco, assolutamente. Impegno sì. Quanto è stato importante per te la componente della fortuna? Ma secondo me la fortuna ci vuole in qualsiasi cosa. Non so, da 1 a 10 diciamo che 8 va benissimo. Fortuna che significa? Essere al punto giusto? Il momento giusto. Con la persona giusta. Però devi essere preparato. Quindi che succede? Che in qualche modo noi possiamo, come dice il grande De André,
correggere la fortuna. Cioè, correggere la fortuna significa che io mi predispongo, mi preparo, esatto, e in qualche modo la stimolo, cioè come se la chiamassi, no? Guarda che io mi sto preparando per quella strada lì. Esatto. E quindi te la attiri in qualche modo? Secondo me sì, però in ogni caso tu devi essere pronto. Ecco, molto spesso quando uno non arriva perché all'ultimo momento non era pronto, è passato davanti alla fortuna e gli ha detto, ah, te, dimmi cosa vuoi, e tu non sapevi dimostrare la tua capacità, la tua bravura, non avevi la canzone giusta da proporre. Tu hai parlato di alcune sigle simpatiche, caro Marco, infatti non tutti lo sanno, ma tu hai collaborato attivamente alla realizzazione di alcune delle più celebri sigle dei cartoni animati. Ecco, com'è stato questo passaggio appunto dalla canzone tradizionale ai cartoni animati? No, normale, io lavoravo in sala incisione, ogni giorno cantavi quello che ti proponevano, un lavoro come un altro, ogni giorno cantavi la canzone di Sergio Mazzotti, la sera cantavi il jingle pubblicitario, il giorno dopo c'era la sigla dei bambini, cioè cantavi di tutto. E la cosa bella è appunto perché ti impegnavi a fare delle cose completamente diverse e ogni cosa ha la sua bellezza e quindi impari tante cose. Non mi ero mai chiuso in un canale. La cosa bella però è che quando uscivo dalla sala di incisione tornavo ad essere me stesso, tornavo a pensare alla mia musica, ai miei testi, ad esprimermi con le mie parole e a descrivere quello che ero io. Questo è l'importante. Qual è il collega cantante o la collega più straordinario o straordinaria, per vari motivi che ci dirai, con cui hai avuto modo di collaborare? Quindi quella personalità che ti ha travolto, non è semplice? No, non ce ne sono tante. Non saprei dirti uno o l'altro perché ognuno ha qualcosa di diverso da offrire, ognuno ha il suo mondo. Io rispetto molto le persone che in qualche modo si mettono anche in gioco, che raccontano se stessi, che raccontano anche di sé. Forse preferisco quelli. Ecco. Diciamo che Lucio Dalla era un grande, ecco, ha insegnato molto, è un punto di riferimento non solamente per me, lo è stato, ma anche per tutti. Ancora per i giovani, penso che lo sarà ancora più. E anche tu, Marco, hai insegnato e continui a insegnare molto a chi ama la musica, a chi vuol fare questo mestiere, ma in maniera molto ravvicinata forse hai insegnato qualcosa anche a tua figlia, a Marta Charlotte, che ha seguito e sta seguendo i tuoi passi e fa concerti. Anche ieri ho visto che era sempre in zona coma un concerto, quindi tua figlia è molto attiva e ha seguito le tue orme. Io sono molto felice perché quando era piccola facevo le ninna nanne per far addormentare, inventavo le canzoni, molte delle mie canzoni sono nate facendo le ninna nanne ed è cresciuta con questa idea della musica come una cosa bella, come sono cresciuto io, e lei poi è laureata in lingue, per un certo momento ha capito che quella musica che ascoltava da piccola era rimasta dentro e ha cominciato a scrivere i suoi testi, le sue musiche. E adesso uscirà in settembre con un suo disco che contiene 6 brani, 3 sono già editi e altri 3 che sono nuovi. E quindi sono molto molto contento per lei perché oltretutto viene sempre con me a lavorare d'estate e quindi insieme lavoriamo benissimo, ci divertiamo, discutiamo molto, però è cresciuta molto. Ed è bellissimo lavorare con un figlio perché senti che quello che tu hai fatto lo stai passando a lei e lei cioè, ti senti importante, ecco, mi sento importante per questo. Nei tuoi ultimi singoli del 2019, Le parole e l'uva e il vino, Marco, tu affronti diversi temi importanti e fra le altre cose parli della difficoltà di comunicare i sentimenti, no? Quindi in un certo senso parli di quello che è un tema classico, che è quello appunto della incomunicabilità, classico anche nella poesia, no? Certo, sì. Classico nella letteratura di sempre. Ecco, che cos'è per te, Marco, oggi l'incomunicabilità? Penso ai giovani, pensiamo alla tecnologia, pensiamo a un'epoca che accelera tutto, no? Cioè, adesso è difficile trovare un capo di un filo per capire, no, è cambiato tutto. Questa capacità, questo accavallarsi di notizie, di contronotizie, di verità, di falsità, ci ha completamente sbarellato, non siamo più in grado di capire. Abbiamo bisogno forse di tornare un attimo a noi stessi, di chiudere questi canali di comunicazione che ci invadono proprio il cervello e riprenderci un attimo.
quando c'è stato il Covid c'è stato un momento in cui la gente ha potuto probabilmente ripensare molto a quello che è successo, il perché, il per come. E, da una parte c'è stata una cosa drammatica, negativissima, dall'altra parte forse è servita anche a capire che certe cose che facciamo, certi master a cui aderiamo, non sono così veri e di cui dovremmo veramente liberarci, perché secondo me non dobbiamo dimenticarci che siamo uomini e donne, insomma, bambini, mamme, nonne, zii, che siamo fatti di carne, abbiamo dei sentimenti e la tecnologia secondo me è troppo invadente, troppo invasiva. Bisogna spegnere ogni tanto e dire: ah, prima ci sono io, poi ci sei. O magari tornare a quella che era l'idea principale che ha dato avvio alla tecnologia, cioè l'idea che la tecnologia è un mezzo che non può essere il fine, perché può essere utile, no, la tecnologia. Sì, sono d'accordo, è utilissima, ci mancherebbe altro. Il telefonino con il quale stiamo facendo questa intervista è il nostro. Però dobbiamo sempre essere noi a gestircela, a dire sì e no, che non siano gli altri. Ad esempio l'intelligenza artificiale, ChatGPT, non so se hai visto Marco, ChatGPT, cioè dite quello che volete, non so, io non mi affiderei volentieri a queste ci spersonalizza, per cui a un certo punto io mi chiedo: ma tutto il tempo che risparmiamo grazie alla tecnologia, tutte le cose che non facciamo perché lei le fa al posto nostro, noi abbiamo molto più tempo, ma siamo sempre più svogliati, annoiati e depressi. Tempo per che cosa? E c'è qualcosa che non ha funzionato. Abbiamo tempo per che cosa? Esatto. Ti faccio una domanda conclusiva, Marco, che è la più filosofica, forse la più impegnativa, ma insomma mi piace sempre molto. Perché questa sera devo cantare. Questa sera, esatto, quindi è un po' impegnativa, ma... Non impegnarmi troppo. Perché... Allora Marco, pronto? Pronti, perché la domanda è forte. Quali sono gli insegnamenti, uno, due, massimo tre, più importanti che tu puoi dire di aver tratto dalla vita arrivata a questo punto? Tratti da qualunque ambito, familiare, musicale, estetico, vedi tu, gli insegnamenti più importanti che ti sentiresti di trasmettere a tutti quelli che ci ascoltano, in particolar modo ai giovani. Ma guarda, io penso che ce n'è uno che ho capito dopo parecchi anni, penso, che è l'amore. Cioè riuscire ad amare le cose, riuscire ad amare le persone, perché abbiamo nei confronti delle persone abbiamo sempre un rapporto di amore e odio, e riuscire a capire che l'amore che ti arriva dalla gente non è gratis, cioè nel senso che te lo devi anche conquistare. E questa è la cosa che ho capito, che nei miei testi c'è sempre l'amore come punto di riferimento, forse anche per questo, che ero alla ricerca e adesso l'ho trovato. Progetti futuri, continuare sempre con la musica, sempre. E spargere delle belle cose, delle belle vibrazioni. E io penso che la musica sia qualcosa di cioè lo Stato dovrebbe prendere in mano e dire: chi fa il cantautore, chi fa l'artista, ha una funzione sociale ben precisa, dovrebbe dargli anche una pensione, se vuoi, no? Sì. Perché tu scrivi una canzone, quando esce questa canzone non sai che effetto farà. Andare nelle case, ti portano le case, comprano cambia la generazione, cambia generazioni, cambia, ha un valore incredibile questa cosa. Appunto, durante il Covid la prima cosa che si è vista è la gente che cantava sul balcone, no? E qui vuol dire che c'è qualcosa di terapeutico molto profondo, quindi bisogna considerare la musica come qualcosa di molto, molto più valido di quello che la consideriamo normalmente, e lo Stato deve pensare ad aiutare la musica a fare in modo che i giovani facciano musica, si esprimono con la musica, perché ne trarranno solamente beneficio, non solamente i giovani ma tutti quanti. E con questa riflessione bellissima e da me assolutamente condivisa, ringrazio e saluto Marco Ferradini per aver accettato, insomma, per essere qui. Noi aspettiamo i vostri commenti, le vostre riflessioni, scriveteci, e grazie Marco Ferradini, buon concerto, buona musica, a presto. Ciao.